ringrazio, ma... mai preso ruolo in casa, cercando di non andare pure fuori. Sì, no, vabbè, c'è sempre da migliorare, però dobbiamo continuare su questa strada. Mi voglio... voglio prendere il discorso del mister, che ha detto che è vero che stiamo facendo fatica a fare gol, però va dato tanto merito ai nostri attaccanti, ai nostri centrocampisti, che se stiamo subendo poco, tanto merito anche loro, perché ci danno una grande mano, gli esterni che a volte vengono a aiutare i nostri terzini, quindi stanno facendo tanto sacrificio e spero che riescano a sbloccarsi su azione, perché se lo meritano. Oggi avete sofferto un po' dietro. Sì, oggi forse abbiamo concesso più delle altre partite. Siamo stati fortunati e ci prendiamo questa fortuna, perché a volte abbiamo giocato meglio degli avversari o abbiamo perso oppure ci hanno raggiunto. Quindi ci prendiamo questa vittoria sofferta. Poi bravo comunque a rivitare l'occasione, diciamo, sì, più nitida della partita. Sì, Vincenzo è stato bravo, credo, perché a tu per tu è rimasto in piedi, poi... forse si può parlare anche di cosa mangiare da parte dell'attaccante, però Vincenzo l'ha messo in difficoltà perché è stato in piedi. Però ho fatto anche i complimenti a Casadei, che quando è stato chiamato in causa ci ha dato una grossa mano, quindi abbiamo due portieri affidabili. Importante questa vittoria, Antonio? È importantissima sia per la classifica, sia perché Como è la nostra diretta concorrente, sia perché si è sbloccato anche Piccolo, vediamo un po' se ci darà. No. È importantissimo anche per il morale, per Tonino, che veniva da un infortunio, è rientrato con un gol, ma anche per Ferrari, che sta, ripeto, facendo un grandissimo lavoro e si è guadagnato un rigore e è stato bravissimo su quelle occasioni. Sì, speri, aspetta, gli stessi gol qualcosa in più magari lo scorso anno. Ma no, io ho ricominciato, abbiamo ricominciato, non ho ricominciato. Certo. Abbiamo ricominciato dopo abbiamo finito un campionato che ci ha visti per gran parte del campionato scorso protagonisti. Stiamo facendo un percorso, anche se magari i risultati hanno detto nelle prime partite che il Lanciano è giunto a Sivica, ma le prestazioni ci sono state e c'è stata oggi, che era importantissima. E dobbiamo vincere perché contro una diretta concorrente per la salvezza, e era una partita molto importante per noi e ho visto una squadra quadrata, una squadra che ha voluto questo risultato a ogni costo e niente, poi è arrivato il gol sotto i voli. Sei contento, insomma, a parte per il gol e la vittoria e poi la risultanza, diciamo, la Totti? No, cioè, vabbè, il gol, insomma, no, dei gol a me e alla mia donna, perché aspettiamo un bambino e la sostanza è stata per quello. E il gol per l'attaccante è sempre segno di morale, ti aumenta l'autostima, tutto, quindi a maggior ragione per me che rientravo da un periodo di infortunio, sono rientrato, ho trovato subito il gol e che ha fatto vincere la squadra, mi sono riferito. Ma io sento dire... No, pure prima mi ha fatto una domanda, Lanciano potrebbe giocare meglio. Noi partiamo da che siamo in realtà una squadra che parte per salvarsi. E al di là di qualche partita, pure oggi abbiamo fatto 4-5 pale gol e abbiamo subito, penso, quasi nulla, se non su una ripartenza, ma è dettata dalla voglia di vincere questa partita. Quindi Lanciano deve migliorare e nella gestione di gioco un pochino, anzi è nella gestione della partita, non di gioco, perché secondo me giochiamo, è nella gestione della partita e poi da là riviene tutto e è anche vero che nell'ultimo periodo magari abbiamo fatto meno gol quanto creato, quello sicuramente, però lavoriamo per questo e niente, siamo sulla buona strada. Quindi che poi è arrivato un risultato positivo, c'è stata la vittoria, una cosa più importante. Hai fatto saltare i tifosi con un gol, quindi. Sì, proprio una bella soddisfazione. Però per il resto non c'è stato un grande lavoro. Ah, per fortuna. No, devo dire che oggi era importante vincere, quindi al di là che magari non abbiamo fatto dei piccoli errori a livello tecnico, la cosa più importante era il risultato. Guardando anche gli altri risultati, oggi era importante. Ci siamo riusciti anche con qualche problema,
che andremo a sistemare in settimana con Mister. Come sei stata il numero uno? Tu ce l'avevi sempre la maglia numero uno, però adesso sei il numero uno. Come si sta? Si sta molto bene. Giocare fa piacere, no? Al di là del numero, quindi giocare fa piacere e quando verrò chiamato in causa cercherò di dare il massimo alla causa, insomma. Mi è piaciuto il professor Spadano, che tu conosci, sì. dei giornalisti. Quando uno gli ha detto, ma ora giochiamo con una eredità, ma te lo sei scordato che c'è portato. È una bella risposta. No, vabbè, certo, fa piacere, al di là del passato, adesso che è una cosa importante che rimane nella storia, no? Quello che abbiamo fatto qui a Lanciano. Adesso guardiamo al presente, che è un presente importante, cercando di mantenere la categoria e di fare bene qui a Lanciano. È una cosa importante, fa da morale alla squadra, come questa vittoria, no? Ho detto l'Aquilano, cercate anche di non prenderle fuori così. Certo. Brescia, la siamo attiva, anzi, si può considerare un altro scontro diretto per la salvezza o... Non so, la vedi come una squadra più ambiziosa per... No, vabbè, a livello di organico loro credo sono attrezzati per lottare per la salvezza. Chiaro che adesso vengono da una serie di risultati positivi. Abbiamo visto ieri la partita che hanno giocato Avellino, è un'ottima squadra e adesso ci godiamo questa vittoria e poi da domani, da lunedì col mister inizieremo a preparare la partita a Brescia. Ma